aspetta il sopralluogo del genio civile, intanto calcata e divisa a metà, da un lato il borgo delle fate, dall'altro la zona nuova, a separare le due parti del comune, l'interruzione sulla provincia 78 dopo la frana della scorsa settimana. L'immediato intervento tecnico della provincia ha evidenziato seri problemi di storicità dello sperone che sovrasta la strada. Questo ha impedito la riapertura anche a senso unico dell'asse viario in vista di seri lavori di consolidamento. Per noi questa strada è vitale, perché non possiamo assicurare né il trasporto scolastico né sono garantiti i trasporti pubblici per il pendolarismo o per la scuola, né per gli approvvigionamenti né per la raccolta della differenziata. Quindi abbiamo veramente necessità che questo lavoro venga fatto, quindi chiediamo alle istituzioni velocemente di mettere mano a questa situazione e risolverla. Io ho un ristorante, sì, da 26 anni, la cacata vecchia, disastro a livello economico, a livello commerciale, perché la gente vede il cartello chiuso per frana e non viene più a Calcata. Dai turisti diciamo che comunque Calcata è raggiungibile e possono venire a visitarla non accedendo dalla Cassia ma dalla Flaminia, perché noi abbiamo un'economia che vogliamo salvare. Da dove venite? Da Treviso, abbiamo visto che c'è un bel parcheggio dentro, insomma, si può arrivare tranquillamente. Il borgo antico che sorveglia la Valle del Treia, meta di tanti visitatori, infatti può essere raggiunto lasciando l'auto a Calcata Nuova,